titoli. Grazie. Così almeno sembriamo grossi uguali. Questo video sarà leggermente diverso dagli altri, perché io e Reda vogliamo raccontarvi una storia molto speciale, ma che non siamo riusciti a riprendere del tutto perché non ci è stato concesso. Come avete visto nel video precedente, stavamo facendo il giro del Marocco per scoprire qual è la formula della felicità. E ce la stiamo facendo. Abbiamo incontrato delle persone straordinarie in un villaggio, ci hanno aperto le loro porte di casa, ci hanno invitato a casa, abbiamo mangiato con loro, dormito, lavorato anche insieme. Ed è stato fantastico. E potevamo anche fermarci lì perché stava andando tutto meravigliosamente bene. Però Reda mi ha raccontato una storia molto speciale di una valle famosissima nel mondo, che però io non conoscevo. Una valle dal quale parte il business mondiale dell'hashish. La valle del Ketama. E qui secondo me ci sta perfetta la sigla. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda. Cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. Inutile spiegarvi che anche in Marocco la coltivazione e la distribuzione di marijuana è totalmente illegale, però sembra che a Ketama questa legge non conti. E sembra che un po' a tutti convenga chiudere un occhio, perché lì si muovono circa 10 miliardi di euro all'anno. Però a noi non interessava smascherare un business illegale o scoprire cosa c'è dietro, cosa si cela dietro tutto questo commercio. Io volevo capire chi sta alla base di questa piramide e ascoltare le loro storie. A parte che quando siamo arrivati nelle zone di Ketama, tutti quanti hanno incominciato a fischiarci, a ammiccarci, seguirci con la macchina. La macchina davanti ci ha fatto segnale. L'hai visto? Guarda, guarda. Cioè, praticamente tutte le persone che vediamo a bordo strada sono spacciatori. Sì. È lui? È lui, lui. No, posso, posso. Ammazzalo, ammazzalo. Ma coia? Mi sa bene. Io ho l'erba migliore, se trovi un'erba migliore, cioè se trovi un fumo migliore del mio, ti do il fumo migliore gratis. Come fa? Ma dove siete? Parigi? Faccio no, italiano. Fa, ma riuscite a portarmene un po'? E faccio di no. Davvero? Sì, mentre lui era lì che poteva controllare le specchiette per controllare che non passasse magari qualcuno e ce l'attaccasse sotto la macchina, perché così poi la trasportavamo gratis. E così Reda ha mosso un po' i suoi contatti e ce l'abbiamo fatta. Sì, il mio contatto è un kebabaro di Chefchaouen, la famosa città blu, e la mia fortuna è che lui conosceva un agricoltore di Ketama e quindi mi ha dato il suo numero. Il croce del dakhle del village. Ah, fil village. Paga di Nishan. Il croce ha dato il croce. Già c'è Mac? Ho usato il croce, devo stare in dell'essenza. Sì, io ho fatto. Non si può fare. Non si può fare. Signori, it's showtime. Ma se scendiamo, tu resti dentro. Sembrava un film. Come se qualcuno ci stesse seguendo o comunque stesse controllando che fossimo da soli. Sì, a un certo punto pensavamo che loro fossero dietro, perché c'era una macchina che ci ha seguito per un bel po' e tu hai pensato, secondo me sono loro, ci stanno seguendo da dietro per vedere i nostri movimenti. Quindi non eravamo spaventati, però eravamo allerta sicuramente. E quindi dopo decine di chilometri arriviamo in un bosco in cui incontriamo questi due ragazzi che però parlano soltanto con Reda e ti chiedono di entrare nella loro macchina. Quindi Reda è entrato dentro la loro macchina e adesso sono davanti a noi. Sono in realtà due uomini sui 35, no? Più o meno. La situazione è losca. Ora vediamo cosa riesce a fare Reda in macchina. E siamo nel mezzo del Ketama, saremo a 2000 metri d'altezza, d'altitudine. L'obiettivo sarebbe quello di incontrare chi produce l'hashish, dalla base agli agricoltori, per capire la loro vita, cioè per vedere per la prima volta un po' il lato umano di qualcosa di illegale, che però qui è
dà vita a tantissime persone, dà lavoro a tantissime persone. Mi fa, intanto fa, fa bon, io adesso chiamo e fa... Chiamo adesso? Sì, fa intanto noi ce ne andiamo via e ci arriverà la, la chiamata. Adesso noi andiamo a Ketama e mi fa, se vogliamo fare queste cose, mi fa, evitiamo proprio di farci vedere insieme. Sì. Quindi adesso andiamo a Ketama e cerchiamo un posto dove dormire, sì. Ci sono hotel. Sì. E poi niente, poi lui si farà sapere. Sono grande. E quindi stretta di mano da veri gentleman e abbiamo l'accordo che ci vediamo il giorno dopo in un hotel per partire tutti insieme. Pensavo che non ci fosse neanche un hotel. Come disse il buon Nick, non ci sono hotel a Ketama. E invece... Bam. Cioè non c'è un hotel a Ketama. Ce n'è uno. Guarda, tipo... La mattina dopo però tu fai la magia. Reda è appena andato a parlare con i due ragazzi che dovrebbero portarci nella loro fattoria a vedere come producono l'hashish. Deve trattare con loro, speriamo vada bene, e appena mi dà l'ok lo raggiungo. Intanto io volevo parlare di NordVPN perché è anche grazie a loro che riesco a produrre questi contenuti e condividerli con voi. Sapete già che lo uso da tanti anni perché soprattutto quando viaggio ho bisogno di essere sicuro, quando navigo, quando uso internet, perché anche una piccola leggerezza come cliccare sul link sbagliato, scaricare un file sconosciuto oppure collegarsi a un wifi pubblico che potrebbe sembrare innocuo mentre in realtà potrebbe essere una trappola dal quale un criminale può entrare nel computer e rubarci tutti i dati sensibili. Quindi per me è essenziale essere protetto e uso sempre NordVPN perché attivandolo il mio IP viene oscurato e quindi sono inattaccabile. Vi lascio in descrizione un link con il quale lo potete provare e nel quale troverete anche un'offerta molto buona per essere sempre protetti nella vostra navigazione. Salve. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ciao. Pronti per partire? Succede un'altra cosa strana, ossia il leader, diciamo, tra i due ci dice: io vengo in macchina con voi e guido io. E l'altro ci seguiva dietro. Quindi eravamo in macchina con il capetto dei due e io davanti insieme a lui e tu dietro con Nick. Da quando ho incominciato ad accendere il cellulare per riprendere, lui si è irrigidito totalmente e faceva finta di non capire neanche più il mio francese, che vabbè, il mio francese non è sto granché, però sicuramente si capiva. Guarda come fa con gli occhi. Ma lo sentite l'odore? Eh sì! Se sta le... Reha! Reha! Reha del pronta! Ça fait combien de temps que tu fais ce travail? Comment? Ça fait combien de temps que tu fais ce travail? Combien de quoi? De temps. Combien de temps? Je n'ai pas compris combien de temps. Combien de temps que tu fais ce travail? Qui veux que je me fasse? Da quando fai il suo lavoro? Sì. Ok. Et me semble-t-il fait le khadma? Ah, on a créé un œuf de jubel, خويا. خلقنا في الجبل لقينا هذا الشيء لقينا في هذا الجبل لقينا هذا الخدمه هنا باقي في هذا الخدمه سا تبلي تبلي كومون سا تبلي سا تبلي طون تراي تبلي Ton français, il est un peu... Eh, je le sais, mais ton travail, tu aimes bien ton travail. Bien sûr, tu l'aimes. Hein? Quand tu amènes les clients, non. Tu n'as pas peur qu'ils se souviennent de la rue? Ou est-ce pas un problème? Da quando sei irrigidito perché tu hai acceso la telecamera del telefono, la questione è questa: oltre ad irrigidirsi, io ho notato che anche alla guida è cambiato, è diventato molto più veloce, molto più, non lo so, è passato da una guida fluida a una guida molto più, come potremmo definirla? Scattosa, nervosa. Io cercavo di fargli domande semplicissime in un francese che non sarà perfetto ma sicuramente era comprensibile e lui faceva finta, secondo me, di non capirmi. Secondo me era anche molto fatto, molto alterato, mettiamola così, però faceva finta di non capirmi e in più mi guardava così, coprendosi col cappuccio perché non voleva farsi vedere dalla telecamera, però eravamo già d'accordo che l'avrei ripreso e che avrei coperto il suo viso, cioè su questo non c'erano dubbi, però chiaramente i ragazzi stavano rischiando di brutto.
mi ha stupito di più è stato il panorama che si vedeva dai finestrini. Era un panorama, un habitat alpino. Come potevo immaginarmi in Marocco di vedere abeti, conifere? Io mi aspettavo, sai, ti immagini un altro tipo di panorama, invece sulle montagne di Ketama ci sono, c'è un habitat che sembra Trento. Sì, sì, assolutamente, anche perché nell'immaginario collettivo il Marocco ti aspetti dromedario, non ti aspetteresti mai una montagna in cui addirittura d'inverno si va a sciare, cioè... Pazzesco. E sì. Invece ti ricordi l'odore? Era fortissimo, perché tutto attorno a noi c'erano campi, distese, neanche nascoste, erano alla luce del giorno, come se fossero stati campi di grano, patate, qualsiasi altro raccolto. L'odore era fortissimo, forse è la prima volta che sentivo un odore così forte. Chi si immaginava di poter un giorno vedere tutta quell'erba, tutta insieme? Pazzesco. Perché letteralmente pensi a due cose, uno all'effetto che c'ha, ma poi subito dopo ti rendi conto di quanti milioni di euro c'hai davanti. È vero, la prima cosa che ho pensato è wow, quante piantine, secondo, wow, quanto vale ogni piantina. Non ho mai visto così tanta ganja in vita mia. C'è un odore fortissimo, Reda, si sente... Io ti devo dire la verità, dopo la terza, la quarta domanda a cui non rispondeva, ero molto demoralizzato, cioè pensavo che non saremmo riusciti a fare questo video. E infatti ti ricordi che quando siamo scesi, quando siamo arrivati nella loro tenuta, io sono venuto da te e ti ho detto, Reda, sei un po'... Sei un po' duro. Cioè, scioglio un po', ti spiego, cioè, sono stato... Cioè, tipo in francese, parlo in francese. Come sta? Luba? Sei mio. Ok. Da lì hai preso in mano la situazione e le cose sono un po' cambiate, perché hai incominciato a parlare in arabo. Ad attenderci, ad accoglierci nella loro tenuta, c'era un pitbull bello aggressivo e tutti i compari, i soci dei ragazzi. Assalamu alaikum. Si sta facendo anche preparare il tè, perché comunque... Va bene la criminalità, però sono certe priorità, il tè. Non so, ho visto una pistola dentro, era qualcos'altro. Potrebbe essere. Fanno anche l'orto con i pomodori. Pomodori. Se c'è il pollice verde, del resto se l'hai per tutto. Non so se col video si può notare, ma è una distesa infinita, cioè a perdita d'occhio. A farlo Siada. Siada Edo. Finché es che stai di tu? Che stato il cielo. Questo è il semino. Questo è il semino che va piantato. Ok. Kazara hadi. Hadi kan ndiru f lghbar sghir no ana fla sel ktkbar shouya kan kharjou ana ghir sawani. Ce le fanno piccoline e poi le piantano. I semi sono europei, li hanno comprati dall'Europa. Fai gli pagano un euro al seme. E perché hanno quella europea loro? I catatis lanzia. Probabilmente sono studiati e quant'altro, a confronto di quella selvatica dà più roba. Ok. Questi qui gliele devi togliere. Insomma, che c'hai dodo clima li bacchi in khadrin bzzef, yak? Che li hido ghe hadi ghe hadi. Ci katabqa ghe sbula. Cioè lasciare solo la parte centrale. Khari sbula, ah, ok. Deve... Lì che tkun fiha... Sì, ho detto prova a vedere, guarda che ti rimane la mano taccolenta. Ok, questa è una differenza importante, faccio come fate a capire se uno è pronto o meno. E guarda il colore, lo capisci anche da te, fa guarda questa e guarda questa. Quella viola, quando diventa viola è esatto. Pronta. دابا بحال هذه هي طايبه اليوم المولود ما جاوش يقلعوا اييه بحال هذه طايبه نقلعوها كينقيوها كيحيدوا لها هذه كتبقى فهمتي اييه من بعد كنقلعوها كنربطوها ونعلقوها حتى تيبس ملي تيبس كنربطوها ونفيد توصل الخدمه non riesce a entrare. Però queste sono già raccolte, queste sono quelle che hanno già seccato. Sì, sì, è in questa serra, ma solo che adesso in questo periodo dell'anno è il periodo di essiccatura. Okay. Poi c'è anche la parte dell'elaborazione che è interessantissima ed è antichissima. Praticamente loro prendono una bacinella, la coprono con un telo dal quale può passare la polvere, può passare il polline della marijuana e poi la battono con dei bastoni, quasi a un ritmo spirituale. È veramente qualcosa di antichissimo.
la lavorazione. Cioè, tu ti immagini magari dei strumenti, dei macchinari, invece no, loro battono per ore su quella bacinella per far cadere pochissimi grammi di hashish, che però vale tantissimo. Mi fa, loro sono. Lui mi fa, noi siamo solo semplici agricoltori, poi la gente che la vende è altra gente che la vende. E quanti sono più o meno in questo, nel business di questa famiglia? Quanti sono? Tanti. يجيو الناس برانيين كيخدموا كاينين العامله هما في الصيف والشتوى في الصيف والشتوى ديما كدا كيجيو الناس برانيين وقدام من كازا من بارتو كيتاما è tipo il centro nevralgico del mercato nel mondo. Cioè poi la vendete in tutto il mondo. Mi fa sì, mi fa, tutto il mondo conosce, effettivamente fa, se vai anche in America e parli di Ketama la conoscono. Tutti quanti conoscono, sì. E pensa che è un comune da 5.000 abitanti. Sì. Il guar che gzi vuol art che dirul che farà sono noi. Ma come possono farlo? Se lo... La che gzi. Ah, che gzi? Che gzi che dirma contra 5-4 anni. Ma quello che voglio capire è perché Ketama è perfetto per la marijuana? Cioè perché cresce così tanta marijuana? Perché è diventata così famosa? Ketama il giaudi al hanzian. بس هنا كبارين عايشين عندهم 100 عام كتسولوا على كذا كيقول لك عاود من اللي خلقت وانا لقيت الكيف هنايا ما اي بير اسمبيو اي لورو جينيتوري ني فانو اوزو لي لورو بارينتي تشي انكي لي بيرسون بيو انسيانه فومانو لين بلي كاين بلي كاين ما بليش نقولوا حد 80% حتى 70% quindi lui tutti i giorni viene a lavorare qui tutti i giorni يومي tutti i giorni 365 giorni all'anno okay. toujours ti piace هذه هي خدمة ديالنا اصلا ما عندناش البديل من غير هذا الشيء صافي ما كاين لا مشاكل لا حتى حاجه هاني الحمد لله خصنا غير داك طريب الخبز ما ناكلو ما ماشي عيش فهمتي باش ديك سيرفيس عنده فيرا اوكي صافي هذا هو الحمد ديالنا كنت سنه فومانو دي كان الجور قال لك وحده في النهار نو مور بيو دي بيو قلت ما كاين ولا 20 Mi fa riderissimo che a destra ho una piantagione infinita di marijuana, a sinistra ci sono peperoncini, patate, pomodori. E mi fa sorridere questa cosa. Allora facciamo che chiamiamo Paolo e lui lo chiamiamo Francesco. Francesco. Poi Paolo l'avevamo chiamato, erano sì. Paolo e Francesco, perché poi io li stavo chiamando per nome, ma ci siamo resi conto che non avrei dovuto. No, sarebbe rivelare stato... il nome, e quindi abbiamo chiamati con nomi italiani e li ha molto divertiti questa cosa. Però il più giovane è venuto da noi con un dono che era molto prevedibile e ci voleva far provare il loro prodotto di punta, quindi lasci l'unico loro prodotto. Quando ti danno del vino squisito dici invece non ne capisci io. Ma fortunatamente a me non ha fatto nessunissimo effetto. Che emozioni provi per questa pianta? Vuoi bene? Perché intendo, cioè, che emozioni prova per questa pianta? No, no, se no faccio ok. Ero leggermente alterato, mettiamola così. Voglio sapere qual è stato il momento più felice della sua vita. E adesso vai ancora in bici? Mi ha detto adesso non c'è una bicicletta. E perché non te la compri? Non so dove sto andando. Sì, no, 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 no. Ok. Se tu potessi scegliere qualsiasi lavoro nel mondo, continueresti a fare questo? Qual è la cosa più preziosa che possiedi? Dunia. E invece i tuoi genitori cosa pensano di questo lavoro? ما كتمره كامله راه كامله كدير هذه الخدمه بشي الوالدين ديالنا اصلا ملي خلقوا القهوه هذا الشيء كامل كاين انكي loro fanno questo
Certo. Anche loro sono agricoltori. Sì. Tutti a Ketama. È l'unica professione disponibile. Se c'era una cosa che non potevo sbagliare, perché da 3 anni che faccio la stessa domanda a tutti quanti, era la mia domanda. Cos'è per te la felicità? Ragazzi, non mi veniva. Spieghi che io sto girando il mondo per scoprire la formula della verità. Sì, vabbè. Io sto girando il mondo per scoprire il segreto della felicità. Sì. Io sto girando tutto il mondo per scoprire il segreto della felicità. Se tu, con tutta la tua esperienza, con tutta la tua vita, mi potessi dare un consiglio, mi potessi descrivere cos'è la felicità, cosa mi diresti? بالنسبة لي أنا وهم اللي كيكون الوالدين فرحانين صحاحين ما مراطين ما والو كندخلوا للدار كنفرحوا كل شيء مجموع كناكلوا مرة كل شيء ضاحك كل شيء فرحان هذيك هي السعادة عندي يعني. شكرا È stata un'esperienza veramente interessante per noi, perché ci siamo trovati davanti delle persone che non stavano facendo del business mondiale come poi viene descritta la Valle del Ketama. Loro stavano lavorando. Per loro è semplicemente un lavoro coltivare. È anche un lavoro pericoloso, però è l'unico che possono fare, perché Ketama è una delle regioni più povere in Marocco. E infatti per questo episodio non vorrei fare una mia riflessione finale per accompagnarvi insieme a me in un pensiero, in un insegnamento. Questa volta vorrei lasciare piena libertà nel ricevere questa storia e capire, secondo voi, cos'è giusto, cos'è sbagliato, cosa ci siamo persi di questa storia, cosa non sapevamo di questo business della marijuana. Siamo stati a contatto con quelli che per la legge sono criminali, però non so se me la sento di definirli tali. Esatto, è vero. Secondo voi?